Settima giornata del campionato di eccellenza con le vittorie del Varzi, 3-1 sul settimo grazie alla rimonta di Rebuscini, Romano e Monopoli al gol dopo pochi secondi di gioco di Laraia, del Club Milano 2-0 a Codogno e del Sant'Angelo 4-0 alla Vogherese. Pareggiano a reti inviolate San Colombano e San Giuliano, rinviata per Covid Pavia Alcione. La classifica vede così il Varzi a 17 punti, Club Milano 12, San Giuliano 11, Sant'Angelo e Alcione 10, Codogno 8, Accademia Pavese e Pavia 7, Vogherese 7 e San Colombano chiudono con 3 punti. Un 3-1 diciamo non meritato del tutto. No, assolutamente, oggi i ragazzi si sono comportati molto bene, abbiamo trovato subito un vantaggio credo dopo una decina di secondi sulla prima occasione che abbiamo creato. Il nostro Laraia ha trovato il gol del vantaggio. Fatto questo, la partita si è messa diciamo molto bene, perché poi loro hanno avuto anche un'espulsione. Direi che la partita è stata ben giocata, perché venire in casa dalla prima in classifica e trovarsi in superiorità numerica già all'inizio nel primo tempo, questo è un grosso vantaggio che dovevamo sfruttare meglio. Abbiamo subito un gol su punizione che a nostro avviso dalla panchina non sembrava punizione, però l'arbitro ha deciso questo e siamo andati sull'1-1. Il 2-1 è nato credo da un'incomprensione tra arbitro e Guardanini, perché il Guardanini aveva dato la rimessa laterale a noi, l'arbitro invece ha indicato dalla parte opposta. Noi non eravamo attenti e il Varzi è stato bravo a sfruttare questa disattenzione e ha trovato il vantaggio. Un bel Varzi nel primo tempo e un Varzi nel secondo tempo un po' più riflessivo, un po' più calmo. Siamo partiti, che non era ancora iniziata la partita, e ci siamo trovati sotto. Poi i ragazzi sono stati bravi perché hanno giocato, hanno macinato il gioco, abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio meritatamente fino a che siamo rimasti in 10. E dopo ci siamo complicati tra virgolette la partita, che l'avevamo resa più facile andando in vantaggio. Però poi nel secondo tempo, chiaramente, ripeto, le partite diminuiscono, i punti sono pesanti, sono tanti fattori più che fisici e psicologici. È difficile anche vedere delle belle partite secondo me in questo momento della stagione, però devo dire bravi ragazzi che hanno portato a casa la vittoria senza soffrire più di tanto.